Perché un Pescara così brutto oggi, Zeman? Brutto sì, perché non ci è riuscito niente. Noi dovremmo essere una squadra basata sul gioco. Oggi avevamo primo avversario Vento, secondo Campo e terzo Messina. Penso che hanno fatto di più contro Vento. Ma soprattutto nel secondo tempo il Messina ha fatto meglio del Pescara. Poteva fare prima il 2-0 il Messina che non pareggiare il Pescara, che non ha fatto un tiro in porta. È arrabbiato per questo Zeman? Sì, che non siamo riusciti a concludere, a creare qualche cosa, ma discorso di nuovo. Io dico prima Vento, poi Campo. Era difficile giocare per noi, per loro è più facile perché giocavano sta palla lunga e ci hanno messo qualche volta in difficoltà. Sul gol abbiamo perso male la palla e quindi poi ho giocato una bella palla dentro. Io aggiungerei anche che il Messina con Balde vi ha limitato Palmiero dall'inizio alla fine. Vabbè, lì poi è discorso di giocatore, perché se sei marcato o si tira dietro mezzo ai due difensori centrali o ci va via a giocare più che a mezza punta. L'abbiamo capito, ma non abbiamo giocato, quindi non ci siamo trovati sul campo. Ma questa diciamo giustifica i suoi ragazzi per il Vento e per il Campo, oppure è arrabbiato Zeman? Io non sono contento perché non abbiamo fatto una buona prestazione, ma c'è la scusa, ripeto, per me, poi per loro non credo, perché loro potevano fare di più e meglio. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio, a parte un cambio, quello di Cuppone, lei ha effettuato i cambi poi dopo l'ottantesimo minuto, perché? Perché speravo ancora che riusciamo a fare qualche cosa, perché poi noi giocavamo più nella metà campo loro hanno fatto qualche contropiede, però non c'è riuscito niente, non è un tiro né un ultimo passaggio preciso. Una domanda per Zeman che poi deve lasciarci, Massimo. Fabio Ferraresi. No, io al mister volevo chiedere se secondo lui, appunto, ha detto del Vento, dalla TV sembrava che il primo tempo era una partita da rinviare, dal campo forse ancora di più. Chiede Fabio Ferraresi da studio che dal video sembrava addirittura nel primo tempo una partita da rinviare per il Vento. No, ma non si rinvia per Vento, bisogna cercare di adattarsi alle condizioni e noi ci siamo riusciti.